Salve e bentrovati con la nostra striscia politica, lo spazio che ogni settimana la nostra emittente dedica alle questioni politiche e amministrative della città di San Severo. Oggi doppio appuntamento, doppia puntata, due ospiti per discutere ovviamente di quello che è la notizia a San Severo, lo scioglimento anticipato e forzato del Consiglio Comunale. 17 firme, 8 delle quali appartenenti a componenti della maggioranza di centrodestra, alcuni già passati all'opposizione nel corso del quinquennio, altri che da qualche settimana avevano manifestato le loro perplessità, i loro dissensi rispetto all'amministrazione comunale, hanno concluso anticipatamente l'esperienza amministrativa del sindaco Gianfranco Savino. Una vicenda, come sapete, maturata tutta dentro la maggioranza di centrodestra, una vicenda che ha alcuni aspetti che attengono il profilo dei rapporti personali, anche umani, che si erano incrinati, altri aspetti che attengono le questioni più propriamente politiche. Possiamo dire che il casus belli è stata la ricandidatura del sindaco, la decisione di Forza Italia di rinnovare la fiducia al sindaco uscente e la posizione di quelli che possiamo definire i dissidenti dell'alleanza, che invece chiedevano che fosse il territorio a decidere, che fosse la città a decidere, le forze politiche della città, e che avevano addirittura immaginato il percorso delle elezioni primarie. Noi vogliamo discutere di questo, di quello che è accaduto, ma anche di quello che accadrà adesso con l'ex, ormai ex capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Fernando Ciliberti. Ciliberti, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, questa è una vicenda che, come dicevo in premessa, matura tutta dentro la maggioranza di centrodestra. Alcuni consiglieri avevano, via via manifestato il loro dissenso, tanto che erano finiti all'opposizione. Penso all'area che fa riferimento all'ormai ex presidente del Consiglio Comunale Gigi Damone, ma anche a Ettore Cenzano, coloro i quali avevano dato vita al nuovo centrodestra. Però poi, le firme determinanti sono state quelle di alcuni consiglieri di Forza Italia. Come si procede adesso? Innanzitutto, lei che lettura dà di quello che è avvenuto? Vi ringrazio ancora una volta per avermi dato la possibilità di venire qui nei vostri studi di Tele San Severo. La lettura è chiara. C'è una manovra dietro questo scioglimento che non voleva, secondo il mio punto di vista, portare alla ricandidatura di Gianfranco Savino, dopo che Forza Italia aveva dichiarato a livello nazionale che tutti i sindaci uscenti di Forza Italia venissero riconfermati. È evidente che quello che è successo a San Severo, secondo il mio punto di vista, è uno scandalo. Ma per vari motivi vi dico che è uno scandalo. Perché io sono convinto che la gente, quando va a votare, vota il candidato e vota la lista collegata a quel candidato. E dopo si dà la possibilità a quella maggioranza che ha vinto, e questa maggioranza ha vinto col 63%, la percentuale bulgara, si dà la possibilità a quella maggioranza di governare per 5 anni. Alla fine dei 5 anni saranno gli elettori, di nuovo, a decidere che cosa fare, se quella maggioranza ha fatto bene o ha fatto male. Io non condivido quello che è successo, ma non lo condivido perché chi ha firmato contro il sindaco, e io non mi riferisco all'opposizione, perché l'opposizione che fa il suo mestiere, ha fatto il suo gioco, io mi riferisco a quelle persone elette in questa maggioranza che di colpo in bianco, io penso più che altro per questioni del tutto personali e non di carattere politico-amministrativo, hanno voluto mandare a casa Gianfranco Savino a 3 mesi dalle elezioni, facendo nominare un commissario prefettizio e, in un certo senso, bloccando un pochettino quella che è la vita amministrativa. Forse anche dovuto al fatto che in questi ultimi mesi San Severo è diventato un cantiere per tutte le opere che si stanno portando a termine. Quindi lei, mi pare di capire, teme che questa raccolta di firme, questa volontà di sciogliere anticipatamente il Consiglio Comunale fosse finalizzata,
come dire, a non mettere Savino, il sindaco, nella condizione di raccogliere i frutti del suo lavoro. Non solo Savino, tutta la maggioranza, diciamo, collegata a avrebbe avvantaggiato il sindaco, diciamo così, legittimamente nella competizione elettorale. Ciliberti, però c'è una cosa curiosa che io ho colto dentro la dinamica che ha portato allo scioglimento. Il segretario provinciale di Forza Italia, fiduciario, poi chiamiamolo come lo si vuole, aveva con un comunicato stampa chiarito che Savino era il candidato di Forza Italia. Il sindaco Savino aveva a sua volta con un comunicato stampa ringraziato Franco Landella e aveva accettato la candidatura. Questo aveva provocato una serie di polemiche perché alcuni consiglieri, alcune forze politiche sollecitavano la scelta dal territorio. Nelle ore immediatamente precedenti la firma che poi ha portato allo scioglimento del Consiglio, Franco Landella ha fatto un nuovo comunicato stampa in cui offriva alla coalizione la disponibilità a discutere della eventuale candidatura del sindaco. A me è parsa un'apertura al confronto, come dire, esattamente ciò che chiedevano i dissidenti rispetto alla candidatura. Perché dal suo punto di vista si è arrivati lo stesso allo scioglimento? Perché secondo il mio punto di vista questa era una scusante, solo era un pretesto, secondo era un pretesto. E tant'è vero che a più riprese l'ex sindaco Savino aveva messo a disposizione la sua candidatura nelle mani del partito, dicendo: se il problema sono io, risolvetelo, io mi metto da parte. Però converrà con me che il comunicato con il quale l'ex sindaco aveva accettato la ricandidatura non aveva proprio questi toni. Certo, però dopo, visto e considerato quello che stava succedendo, certo, il sindaco aveva a più volte, ripeto, a più riprese, detto che era disponibile a fare un passo indietro e che voleva che Forza Italia eventualmente prendesse una decisione. Certo. Invece noi abbiamo ribadito, non operato bene negli interessi della città, per noi poteva essere riconfermato, ma allo stesso tempo abbiamo aperto un tavolo e io ho partecipato agli incontri come capogruppo, ho partecipato agli incontri fatti convocati dal Nuovo Centrodestra e dagli altri partiti, quindi ho partecipato proprio in virtù di trovare una soluzione che non solo io in questo momento dico che è chiusa ogni possibilità. Io dico che ancora oggi noi stiamo lavorando a trovare una soluzione che ci porti di nuovo tutti uniti, fermo restando che quello che è successo non può essere certamente messo da parte, deve essere visto, rivisto, ridiscusso. Ed è ancora oggi, ancora una volta, c'è un comunicato di Landella che dice che a questo punto il nostro candidato non ancora soltanto è Savino, ma come dire, andiamo spediti verso, certo, le elezioni, certo, anche a costo, quindi, di rompere l'alleanza. Certo, e su questo io sono d'accordo con Landella. Nello stesso comunicato il coordinatore provinciale di Forza Italia ha anche annunciato una serie di provvedimenti disciplinari nei confronti dei consiglieri di Forza Italia che hanno con le loro firme determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale, che, come la dico brutalmente, hanno mandato a casa il sindaco Savino. Con questi consiglieri comunali è impossibile raggiungere qualunque tipo di intesa, cioè la posizione del vostro partito è che non solo saranno espulsi da Forza Italia, immagino, ma che non ci sarà nessun tipo di intesa neanche con liste, come dire, civiche a loro collegate? Allora, è evidente che quello che hanno fatto, il minimo. Mi scusi, la interrompo, le chiedo questo perché il comunicato stampa, la posizione dell'UDC, che abbiamo letto in questi giorni, sembra in realtà molto più conciliante. L'Unione di Centro dice sostanzialmente: mettiamoci intorno a un tavolo, è accaduto qualcosa di grave, ma cerchiamo di ritrovarci. Allora, stavo dicendo, secondo me non siamo noi di Forza Italia che ho io per questo momento che devo dare un giudizio. Io penso che il giudizio lo daranno gli elettori e se lo devono dare a loro stessi, perché come ho detto all'inizio, loro sono stati eletti nelle liste di Forza Italia, dove Forza Italia
all'epoca PDL ha preso 6.700 voti, o sette, no, sbaglio, forse qualcosa in più in questo momento, non mi viene il dato giusto, e dando la possibilità a questi signori di essere eletto. Uno di quelli che ha firmato contro è stato eletto in virtù, proprio perché era all'ultimo posto addirittura tra gli eletti, è stato eletto in virtù del fatto che la lista prese tutti quei voti, altrimenti non avrebbe fatto neanche il consigliere comunale. E quindi dovrebbero essere loro stessi a dire, e non ci dovrebbe essere nessun provvedimento, ma bensì loro stessi a dire. Lei si aspettava che si facciassero il partito prima dell'avvio? Perché allora, se, pare di capire che ad oggi nessuno dei firmatari ha ancora lasciato Forza Italia. Allora, il sabato mattina c'è stata una conferenza stampa, ripeto, il sabato mattina prima dello scioglimento che è avvenuto il lunedì. C'è stata una conferenza stampa dove uno di questi signori che ha firmato lo scioglimento dell'amministrazione ha detto a chiari note che non aveva nulla contro Savino, perché era stato... Lei una... si riferisce all'ex assessore provinciale, cioè, all'ex assessore Leonardo Lallo. Io non volevo giusto neanche fare il nome, non gli volevo fare neanche pubblicità, se per questo. Allora, all'ex assessore Leonardo Lallo, viene dire all'assessore provinciale, sì, ha detto bene l'assessore provinciale, ci sarebbe qualcosa da dire, ma non voglio fare polemiche. Il sabato mattina ha detto testualmente: io sono e rimango di Forza Italia, non ho nulla contro Savino, bensì contro chi è vicino a Gianfranco Savino, e comunque ha fatto capire che c'era l'apertura e che comunque non avrebbe mai firmato un documento di scioglimento. Signori miei, se dal sabato al lunedì, io non so che cosa è cambiato, questa ha cambiato opinione, io ancora una volta dico ai miei elettori, agli elettori di San Severo, e fate attenzione, che se si cambia dall'oggi al domani, domani ce li ritroveremo di nuovo con noi e non sappiamo che cosa faranno. Questa ricostruzione che lei fa, che è molto, come dire, vicina alla verità, perché abbiamo seguito, la nostra emittente ha seguito la conferenza stampa, abbiamo ascoltato le parole che sono state dette in quella sede anche dal consigliere Ciro Persiano, che, come dire, è stato protagonista suo malgrado di forse, come dire, dell'incarico più veloce che la politica sansevierese ricordi. È stato nominato responsabile cittadino della Puglia prima di tutto, e a distanza di qualche giorno è stato espulso. Credo che non abbia mai neanche riunito gli organismi dirigenti. Anche il consigliere Persiano aveva fatto un'apertura considerevole al sindaco rispetto alla candidatura. Io però voglio chiederle una cosa, perché il caso Sbelli è chiaro, è la scelta del candidato sindaco, ma possono sovrapporsi i piani in questo modo? Cioè, c'è un piano amministrativo e c'è un piano politico. Non crede che anche il partito abbia probabilmente commesso un errore nel consentire che questi piani si mescolassero e si sovrapponessero? Perché in realtà, come dire, si può cambiare candidato anche senza far cadere l'amministrazione. Ma certamente, ma questi erano gli obiettivi da portare avanti. Questo faceva parte di un discorso di apertura che, come hai avuto modo di dire, Landella aveva fatto nel pomeriggio. Quindi, secondo il mio punto di vista, ecco perché io ho detto dall'inizio... Ma è stata un po' tardiva però quell'apertura. Signori miei, ma io dico che se ci sono... Non le chiedo ovviamente di rispondere... No, otto consiglieri comunali che hanno fatto parte di questa maggioranza, che hanno voluto in una prima tornata elettorale il candidato sindaco Gianfranco Savino, e successivamente hanno ripresentato la candidatura di Gianfranco Savino. Scusatemi, io penso che il buon senso faccia sì che si porta a termine l'amministrazione, dopodiché uno decide che cosa fare. Noi stavamo facendo proprio questo, stavamo cercando di portare a termine l'amministrazione, ma allo stesso tempo, negli interessi della città, stavamo portando a termine tutti quei lavori che si stavano facendo, e si stava discutendo anche con il nuovo centrodestra per trovare una soluzione unitaria. Io sono convinto, e lo ribadisco ancora una volta, che con la spaccatura che c'è a sinistra, questo che hanno fatto i nostri amici o ex amici,
hanno fatto solo il gioco della sinistra, perché con la spaccatura di due candidati sindaci a sinistra, noi oggi ripresentando per far condicio, diciamo, farete la stessa cosa anche voi. E quindi hanno fatto il gioco un pochettino degli 8-9 dell'opposizione, perché signori miei, se andiamo a vedere le sigle con cui siamo partiti e vediamo le sigle con cui hanno firmato la sfiducia, vi renderete conto che alcuni di questi personaggi eletti nella maggioranza si ritrovano all'opposizione. E scusatemi, una piccola precisazione la devo fare, certo. E mi rivolgo al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio, che è tra i firmatari, che ha sostenuto la candidatura Savino con forza e ha deciso, forse più degli altri, che il candidato doveva essere Gianfranco Savino, ed è stato eletto dalla maggioranza come Presidente del Consiglio, oggi si ritrova dall'altra parte a firmare un documento contro Gianfranco Savino. Io penso che il buon senso, se ci fosse stato un po' di buon senso, quantomeno si doveva astenere dal farlo. Sembra un po', come dire, la vicenda di Gianfranco Fini, Presidente della Camera dei Deputati, certo, eletto dalla maggioranza, poi come dire, certo, si è speso per far cadere il governo Berlusconi, sembra più o meno la stessa via. Ovviamente, come dire, per una questione di ottimismo, non auguriamo al Presidente del Consiglio Comunale, probabilmente il capogruppo Ciliberti, ex capogruppo Ciliberti, ha una visione diversa, non gli auguriamo di seguire la stessa parabola di Fini, che è caduto, diciamo così, nel dimenticatoio ormai. Ciliberti, però volevo chiederle una cosa: lei fa un ragionamento che è lineare rispetto al cambio di collocazione di consiglieri, ma non pensa che se un'amministrazione comunale perde un tale numero di consiglieri in 5 anni, qualche errore lo ha commesso? Certamente, io sono convinto. Perché vuol dire, non si tratta di due fuoriusciti, i numeri cominciano a essere importanti. Certamente, io sono convinto di questo, che non bisogna mai perdere pezzi. Però noi ci siamo trovati di fronte un sindaco che non aveva mai fatto politica e quindi veniva dalla società civile. E io devo, gliel'ho detto apertamente, un po' di inesperienza politica ce l'aveva. Quindi probabilmente, oltre a questo, gli errori li abbiamo fatti anche noi consiglieri comunali, quelli più esperti, perché abbiamo dato la possibilità di sostegno. Sì, ma attenzione, molti di questi che hanno firmato sono consiglieri comunali che sono subentrati in corso d'opera, perché sono stati nominati alcuni consiglieri eletti assessori e si è data la possibilità ad altri di entrare, che guarda caso sono quelli che oggi hanno firmato un documento di sfiducia. Quindi probabilmente l'errore non l'ha fatto solo il sindaco Gianfranco Savino, l'errore l'abbiamo fatto pure noi nel permettere di entrare ad altri consiglieri comunali, fare un'apertura, farli entrare, e dopo ci siamo ritrovati in questa situazione. Anche questo fa parte dell'esperienza. Ciliberti, lei ha sentito il sindaco in queste ore? È sereno dopo quello che è accaduto? Come dire, immagino che un po' di rabbia per quello che è avvenuto sia comprensibile, ma è deciso ad andare avanti, a ricandidarsi? Allora, io vengo da una riunione fatta ieri sera presso la sede dell'UDC, dove c'erano 7-8 rappresentanti di partiti, dal nuovo PSI, dove c'era l'UDCAP, dove c'era l'UDC, dove c'era il rappresentante della lista Savino. In grosso modo, diciamo, i simboli che leggiamo in calce al manifesto, certo, della FIS. Dove c'era l'MPA, e io ho notato la volontà sia nostra, di tutti quanti, e sia di Gianfranco Savino, adesso più che mai, ad andare avanti, per cercare quantomeno di completare quelle opere che lui insieme a noi ha portato avanti. E quindi io sono convinto che lui è ancora caricato ancora di più, come lo siamo noi. Questo ovviamente prefigura uno scenario con due centrodestra, evidentemente, come dire, un centrodestra con, poi diciamo, non mi permetto di dire chi sia più o meno legittimato a definirsi centrodestra, non spetta a me, lo faranno gli elettori nel segreto dell'urna e
alle prossime comunali il 25 e il 26 maggio, ma lo scenario che si profila è quello della candidatura di Gianfranco Savino, sostenuto da un cartello di liste, e quello di un Mister X, perché non ne abbiamo ancora notizie, che dovrebbe rappresentare l'ala, diciamo, dei dissidenti. Questo non rischia di diminuire le possibilità che il centrodestra arrivi al ballottaggio? Mi spiego, perché poi è difficile spiegare agli elettori perché chi ha governato insieme, come dire, si fa la guerra. Rischiate di fare la campagna elettorale più che contro la sinistra, contro tra di voi. Io spero che non si arrivi a questo. Io spero che facciamo uniti e combatti la campagna elettorale contro la sinistra. È evidente che dialogare adesso con queste forze politiche non sarà più un compito nostro. Certo. Io ieri sera, nella riunione che abbiamo fatto, di cui ti dicevo, ho detto che adesso il compito spetta agli organi provinciali sedersi a un tavolo e discutere con queste forze politiche, soprattutto con il nuovo centrodestra, che comunque rappresenta 4 consiglieri comunali. Quindi io ho demandato agli organi provinciali questo argomento in modo che tra di loro possano trovare un accordo almeno su tutte le sedi in cui si deve votare, perché il problema non è solo San Severo, come avete letto nel giornale, il problema è anche su Foggia. Certo. Adesso è caduta anche Mattinata, si vota all'Esina, si Totò vota a Lucera. Avrebbe detto, c'è una moria di sindaci a ridosso delle elezioni. C'è anche a Lucera che si vota, c'è ad Apricena, e io penso che questi problemi che abbiamo avuto a San Severo ce le hanno anche dall'altra parte, soprattutto vedi a Apricena, dopo tanti anni un'amministrazione centrodestra, anche lì caduta per, come dire, un colpo di mano di alcuni consiglieri. Questa è la realtà. Lei diceva il dialogo è passato sul livello provinciale, soprattutto nei confronti del nuovo centrodestra. Mi pare che lei auspichi un'alleanza, quella della coalizione di centrodestra, che sia omogenea dovunque. Mi lasci passare la provocazione, è un modo per chiedere al nuovo centrodestra di decidere, o meglio, di obbligare i suoi consiglieri a sostenere Savino, diversamente sarebbero fuori? Certo, io sono convinto che il candidato sia Gianfranco Savino, adesso più che mai, come detto anche dal responsabile provinciale. È evidente che se loro cambiassero decisione, fermo restando che loro si fanno la lista per i fatti loro, certamente, e certamente non possono pretendere venire in Forza Italia, come non possono pretendere venire in Forza Italia tutti quelli che hanno firmato contro il sindaco, certo, Gianfranco Savino. Questo è scontato, altrimenti io non so che cosa succederebbe se noi che siamo in Forza Italia accettassimo così di buon grado. Sarebbe abbastanza curioso. Io dico che siccome non sarò io ad andare a trattare con il nuovo centrodestra, perché per una ragione ben evidente, insomma, dopo quello che è successo, io sono convinto che a livello provinciale faranno di tutto, che dopo il nuovo centrodestra venga, combatta, accetti la candidatura di Gianfranco Savino, si faranno la lista e verranno coalizzati insieme a noi, come la faranno gli altri. Ecco, gli altri la speranza è, questo lo aggiungo io, un dato, diciamo, giornalistico, è che il nuovo centrodestra, come dire, che chi poi dovrà interloquire con il nuovo centrodestra sappia con chi deve interloquire, perché abbiamo letto sui giornali che, come dire, si è riunita la presenza dell'ex governatore, ex ministro Raffaele Fitto a Bari, un incontro tra i segretari regionali del centrodestra, e l'onorevole Antonione due giorni dopo ha sconfessato i rappresentanti del nuovo centrodestra che erano seduti a quel tavolo, Franco Di Giuseppe e il consigliere regionale Gian Nicola De Leonardis. Quindi c'è anche questa difficoltà di interlocuzione, chi rappresenta chi. Ma questo è successo anche con la Puglia prima di tutto, l'avete detto voi poco fa. La Puglia prima di tutto è stato un caso emblematico, rapidissimo. La Puglia prima di tutto, che affida a un consigliere della maggioranza la responsabilità della lista, che fa capo Raffaele Fitto, che è responsabile nazionale di Forza Italia, ditemi come si fa ad andare contro l'amministrazione stessa. Quindi era evidente che doveva succedere qualcosa del genere, e io sono convinto che quello che hai detto, insomma, alla fine si verificherà. Io sono ottimista, io dico che non è possibile non pensare al bene della città per questioni personali. Tutti all'interno della maggioranza a volte mettiamo
tra le tante cose anche le questioni personali. Ma un conto è proporre una questione personale e un conto mandare a casa un'amministrazione di centrodestra che stava facendo bene, stava lavorando bene. Non è possibile, scusami, che chi viene eletto nel centrodestra adesso si ritroverà nel centrosinistra. Semmai chi era di Alleanza Nazionale, PDL o Forza Italia si ritrova a fare alleanze con Rifondazione Comunista. Signori miei, se questa è politica, allora lasciatemelo passare, è meglio che smettiamo di fare politica, perché la gente si deve rendere conto che le persone devono essere coerenti con quello che è la loro questione politica, con quello che è il loro modo di fare politica. Non possiamo pensare che ancora oggi gente da destra va da sinistra o viceversa. Beh, un po' di confusione in verità questa situazione l'ha creata e immagino creerà un po' di confusione anche negli elettori quando si dovrà votare. Da questo punto di vista l'ex capogruppo, non sbaglio, ex capogruppo Ferrando Ciliberti ha ragione. Diciamo che dovrebbero essere i partiti ad evitare trasmigrazioni, come dire, un bipolarismo maturo e un bipolarismo in cui non c'è una sorta di navetta di vascello che va da una parte all'altra. Un bipolarismo maturo è un bipolarismo in cui ci sono due coalizioni, due visioni politiche diverse. Basterebbe una regola, scusa se ti interrompo. Il vincolo di mandato mi pare un tantino anticostituzionale. No, basterebbe una regola, non il vincolo di mandato, una regola che chi è eletto in quella lista nel momento in cui vuole cambiare si deve dimettere da consigliere. Sarebbe un allora io vengo eletto nelle file di ciascuno Forza può cambiare idea se decido che non voglio stare più in Forza Italia, io mi dimetto da consigliere comunale, perché ripeto ancora una volta, l'elettore ti ha votato per il tuo nome e per la lista di cui fai parte, sicuramente non per farti cambiare lista da un giorno all'altro come hanno fatto tanti, non alcuni, tanti. Noi ci siamo avviati rapidamente alla conclusione, abbiamo affrontato, diciamo, i temi dello scioglimento del Consiglio Comunale, ovviamente lo spartito recitato all'ex capogruppo Ciliberti, legittimamente direi, è quello del colpo basso, della pugnalata alle spalle nei confronti del sindaco, del tradimento del mandato elettorale ricevuto al momento dell'elezione e, come dire, questo... Tuttavia c'è ottimismo rispetto alla possibilità di riannodare i fili del dialogo, quantomeno con le sigle, magari non con i singoli consiglieri, e di presentare alle prossime elezioni non più candidati, ma un candidato unico di un centrodestra unito. Il sindaco dopo, Ciberti, concludo con questa domanda, il sindaco dopo la sfiducia non ha almeno pubblicamente fatto una manifestazione, un'iniziativa per raccontare alla città la sua idea? Ne avete in programma qualcuna? Abbiamo fatto già dei manifesti che sono affissi in tutta la città e abbiamo intenzione di fare delle manifestazioni dove spiegheremo ai cittadini, secondo il nostro punto di vista, quello che è successo e spiegheremo ai cittadini qual è la nostra intenzione, eventualmente saremo rieletti, quello che stavamo facendo, quello che volevamo fare e non abbiamo potuto finire di fare e quello che dobbiamo fare per la città di San Severino. Io sono convinto che Gianfranco Savino è un buon sindaco per la città di San Severino, è una persona onesta e forse ci è mancata la comunicazione. Perché non date la colpa sempre ai giornalisti. No, una comunicazione fatta da parte nostra. Cioè, scherzavo, perché se parliamo con i cittadini, se parliamo con i cittadini veramente non sanno che cosa abbiamo fatto. In realtà bisognerebbe parlare con i cittadini e spiegare ai cittadini tutto ciò che abbiamo trovato, dai debiti che abbiamo trovato, che erano tantissimi, ai lavori con finanziamenti pubblici, con finanziamenti della comunità europea, non finanziamenti presi dalle casse della città di San Severo, dei cittadini di San Severo, finanziamenti pubblici senza spendere un euro, abbiamo fatto e stiamo portando avanti lavori che stanno cambiando il volto della città di San Severo. Questo lo devono vedere i cittadini.
Concludo semplicemente dicendo che tra, come dire, i percorsi interrotti a cui faceva riferimento Ciliberti c'è senza dubbio l'adozione del piano urbanistico generale. La conferenza di servizi in regione l'aveva licenziato, era necessario un passaggio in consiglio comunale che evidentemente adesso non ci sarà più e con ogni probabilità se ne occuperà il prossimo consiglio comunale. O il commissario. O il commissario, non so tecnicamente se il commissario possa licenziare, perché lì diciamo, andava adottato dal consiglio comunale, però come dire, quello è un percorso che rischia di interrompersi ed è un percorso importante per la città di San Severo e per la riorganizzazione non soltanto dell'edilizia ma dei servizi al cittadino. Il PUG non è più un piano regolatore, è uno schema entro il quale ci sono i servizi offerti ai cittadini e non soltanto il mattone. Noi aspettiamo di ascoltare le ragioni. Prego, prego. Su questo volevo dire, spendere due parole. Non è che questa del PUG sia stato uno dei motivi della caduta del sindaco Savino? Io non ne mi ho pongo, la più pallida idea. Mi pongo un quesito e lo pongo dopo alla cittadinanza, perché l'accordo firmato a Bari nella conferenza dei servizi prevedeva dei grossi tagli per quanto riguarda il piano adottato all'epoca dal Consiglio Comunale di centrosinistra, quindi prevedeva dei grossi tagli e non vorrei che proprio per non farlo approvare così come è stato definito a Bari ci sia stato lo zampino di qualcuno, ma ripeto, sono ipotesi, per far sì che questo PUG, piano urbanistico generale, non venisse approvato attualmente da questa amministrazione. Ed è un interrogativo che ho la sensazione, come dire, i cittadini di San Severo ascolteranno numerose volte nel corso della campagna elettorale. Noi attendiamo di capire i livelli provinciali di Forza Italia, del centrodestra, come riusciranno, se riusciranno a ricomporre il dialogo e le fila della coalizione, oppure se in campagna elettorale avremo due coalizioni di centrodestra che si fronteggeranno, come appare, apparentemente ce ne sono due di centrosinistra che si fronteggiano. Noi siamo arrivati alla conclusione, ringraziamo davvero l'ex capogruppo Ciliberti per la sua disponibilità, per essere venuto a trovarci e per averci spiegato il loro punto di vista su quello che è accaduto. Metti sempre il coltello nella piaga dicendo ex capogruppo. Io l'ho chiamata Ciliberti capogruppo, lei mi ha corretto, ex capogruppo. Allora voglio essere ringrazio normale. Voi, ringrazio tutti i telespettatori di Tele San Severo, grazie ancora una volta per avermi dato questa possibilità. Grazie a lei per esserci venuto a trovare, alla prossima puntata, anzi a tra poco con un nuovo ospite.